perché abbiamo ospite qualcuno che ci ha regalato, lui e tutto il gruppo degli straordinari sportivi che quest'estate ci hanno reso ancora più orgogliosi di essere italiani. Stiamo parlando del presidente del CONI, forse più medagliato della storia, ladies and gentlemen, Giovanni Malagò. Presidente, buonasera. Potevo farle, eccoci qua. Ma ci diamo del lei? Ci diamo del lei, ci diamo del tu, no, potevo farti no, entrare prego, con... No, te prego, infatti giusto. Hai visto quante emozioni anche adesso, che abbiamo appena sentito. Potevamo grande, elegantissima. Certo, vabbè, ma cospite Malagò, il minimo che potevamo fare era metterci più eleganti del solito, giusto? Infatti ti vedevo dallo schermo prima, dal retro. Gli ho detto gonna, tacco, eccetera. E il tuo assistente ha detto glielo dica, glielo dica. che sono le supporter, no? Vabbè, c'è cioè, sempre. Altrettanto potrei dire, ma insomma l'eleganza di Malagò è rinomata in tutto il mondo oramai. Potevamo farti entrare con l'inno d'Italia, ma abbiamo pensato che forse Mattarella lo riserviamo a Mattarella. Ecco. Sempre, anche se, diciamo, stiamo lì. Cosa si prova? Veramente il più medagliato della storia del CONI? Ma si prova solo di essere felici, orgogliosi e di... ogni secondo di ricordare che tutto merito poi delle atlete, degli atleti, dei tecnici, delle federazioni. Però abbiamo fatto un bel lavoro di coordinamento, di supporto, soprattutto in quel di Tokyo dove era tutto assurdamente complicato. Certo. C'era il pubblico, si viveva in questa mega bolla. Perché peraltro appunto sappiamo che in Giappone c'erano state poche vaccinazioni, adesso mi sembrano raggiunto il 50%, per cui c'era l'incubo Covid a ogni angolo. La popolazione, devo dire che se non fosse stata così, tra virgolette, rigida da una parte, ma seria dall'altra, sicuramente ci sarebbero stati dei problemi grossi per organizzare le Olimpiadi. Perché l'approccio loro è proprio questo, ma è culturale, non è un discorso, diciamo, che si può in qualche modo tramutare le nostre, tra virgolette, polemiche vax, no vax. No, è un dato di fatto. E che succede? Quindi loro volevano evitare che chi veniva da fuori gli portava dei problemi in casa. Certo. Tant'è vero che si è molto ridotta, si è molto asciugata la delegazione internazionale, che normalmente durante un gioco olimpico estivo sono 130-140 mila persone, atleti, tecnici, giornalisti, sponsor, giudici, media, c'è di tutto. Eravamo diventati molti meno di un terzo. E quindi noi non potevamo fisicamente uscire dal nostro albergo, salvo tramite un tracciato che praticamente è il famoso discorso che oggi dovrebbe essere, diciamo, religioso, laddove ci sono delle app che veramente funzionano. Potevamo andare solo nelle venues, cioè negli impianti sportivi dove c'erano le competizioni. Se facevi 10 metri e camminavi per strada, subito c'era un warning a tutto questo, quindi molto complicato. Questo valeva per noi dirigenti, ma valeva anche per gli atleti che non potevano uscire dal villaggio, serva anche loro andare alle competizioni. Però poi un giorno, ne cito una fra tante, Marcel Jacobs arriva primo nei 100 metri. Ecco, in quel momento cosa hai provato? Beh, di essere un uomo felice, perché poi peraltro Marcel ha vinto insomma, tra 11 e 13 minuti subito dopo che aveva vinto Gianmarco Tamberi, esatto, il salto in alto, le due gare iconiche del mondo dell'atletica. Esatto. Insomma, di essere il presidente della squadra che ha l'uomo che salta più in alto e l'uomo più veloce, insomma, qualcuno molto prima di noi, Cizius, Alcius, Forcius, ecco, questo è tanta roba. E poi sembrava veramente, sai, quando i pianeti si sono allineati, certo, che così a distanza, se già fossero stati in due giornate diverse, probabilmente sarebbe stato clamoroso, ma qui c'è stato un'amplificazione. Ma durante quei giorni, non so, una scaramanzia, un rito, un piccolo pensiero, una telefonata, un pensiero che avevi? Ma io vivo di scaramanzie al contrario. Cioè? Io dico che non sono scaramantico. Invece... Non ho mai letto un oroscopo nella mia vita. Quando una persona mi chiede tu di che segno zodiacale sei, dico guarda, ti prego già... Quando già... sei nato, data di nascita, te lo diciamo noi? No, sono pesci, ma non è questo. Ecco, non so, giuro, non sto scherzando. Non so qual è il mio ascendente, ti do la mia parola. Non credo a nulla di tutto quello. Credo invece al contrario. Credo, insomma, chi mi conosce bene questa storia è molto dentro. Penso che mi porta fortuna quello che porta sfortuna agli altri. Cioè vedo un gatto nero, io cerco di accelerare per essere il primo a passarci, faccio tutto col numero 13, ma guarda che è una cosa... E le mie scaramanzie quindi erano tutte legate a questa assurdità. C'era un tuo collega, che poi è Leo Turrini, che siccome la prima medaglia d'oro l'avevamo vinta, eravamo solo noi, dirigenti e media, non c'era pubblico, su una panchina fuori dallo stadio,
E allora ci siamo sentiti la mattina dopo e c'erano le altre gare, ho detto, senti, già che ci siamo, ci rivediamo fuori la panchina. Siamo andati a vincere 5 medaglie d'oro nell'atletica. Su quella panchina? Sì, cioè, la panchina e poi si entrava nello stadio. Certo, però a quel punto... Buona notizia che ieri, io ho finito oggi una videoconferenza con i miei colleghi del CIO, il presidente Bach ha comunicato che a Pechino, perché noi fra 4 mesi abbiamo quelle invernali, cioè ricordiamoci, dove peraltro prenderemo la bandiera di Milano Cortina, cioè il passaggio di consegna del Pechino 22, Milano Cortina 2026, e che ci sarà il pubblico. Ah. È l'unica cosa che il pubblico è solo della popolazione cinese, proprio per evitare che ci sia questo tipo di promiscuità, e noi potremo andare ovviamente non al momento, non dovendo fare la quarantena che da loro è da 21 giorni. Per cui, visto che i cinesi sono abbastanza, io credo che già un grandissimo risultato che ci sarà un'Olimpiadi a spalti pieni, anche se purtroppo solo del pubblico locale. Allora, siete stati ricevuti dal presidente Mattarella proprio recentemente, vediamo qualche immagine. Vi sono momenti in cui lo sport assume un significato più ampio. Questo è uno di quelli. Il nostro paese, provato dalla pandemia, è in ripresa. Si è sentito rappresentato dal protagonismo di olimpici e paralimpici. Si è sentito ben interpretato. Si è sentito coinvolto e si è stato in realtà un bel simbolo. Non c'è mai stata una presenza in cui ho visto tutte e 21 le regioni italiane con almeno una rappresentanza. Non c'è mai stata un'Italia in cui 46 atlete ed atleti che hanno vestito la nostra maglia sono nati in tutti e 5 gli altri continenti. Siete stati squadra, avete manifestato amicizia e integrazione fra di voi e avete, anche questo è molto importante, sollecitato non soltanto attenzione verso lo sport, ma a praticare lo sport. Grazie per tutto questo, complimenti. Che meraviglia. Un'Italia molto contemporanea, multietnica e integrata. Ecco, il mio discorso. Sottolineo. Sì, perché bisogna solo essere realisti, bisogna dire le cose come stanno. Avevamo la spedizione più numerosa di sempre, con il più alto numero di donne, più discipline sportive. Ecco perché io ho sempre pensato che avremmo fatto bene. Poi magari qualche medaglia è arrivata assolutamente inaspettata e qualcun altro l'abbiamo persa che eravamo pronosticato. Però è una squadra che aveva moltissime opportunità di andare a medaglia, quasi il doppio di quelle che poi abbiamo vinto, poi ogni tanto va, ogni tanto non funziona, però è un dato di fatto. Cioè 46 persone di quella squadra, cittadini italiani, erano nati in tutti gli altri continenti. E questa multietnicità, di fatto, perché eravamo tutti insieme, la sera si mangiava insieme, stavamo a Casa Italia, stavamo al villaggio, stavamo sulle navette, eccetera, tutti sugli spalti, perché eravamo solo noi a tifare per la squadra, era perfettamente integrata. Allora, Malagò parla pochissimo della sua vita privata, insomma, non è che, però una cosa te la devo leggere, perché aia. In un'intervista al Corriere della Sera, Lucrezia Lante della Rovere, tua ex compagna e madre delle tue gemelle, Vittoria e Ludovica, qui abbiamo Ileni e Nicole, per cui diciamo... Gemelle anche loro. Come si vive con due gemelle? Com'è crescere due gemelle? Abbiamo tosta. Delle foto di cose bellissime, però. È tosta. Perché è tosta? È molto tosta. Perché voi siete monozigote? Assietero. Però non senti che rispondono insieme. Sì, tu sì. Fai una domanda. No, le mie figlie, Ludovica e Vittoria, sono monozigote. Cioè, oggettivamente, se si vestono... Ecco, guarda che bellezza. Se si vestono uguali, ti garantisco che è impossibile... Cioè, neanche tu le riconosci? No, beh, adesso esageriamo. Sì, esatto, però diciamo una persona non c'è abitudine, ecco. non te ne accorgi. Bellissimo. E se si mettono i capelli nello stesso modo... Poi cosa hanno fatto? Da una certa età, una ce l'aveva lunghi, l'altra ce l'aveva corti, sempre per cercare di differenziarsi. Detto questo, adesso magari non si può dire troppo, ma ogni tanto gli venivano strane idee, tipo non so, all'esame della patente, piuttosto quando si andava a votare, dico guarda, fermate tutto, perché magari una non c'era. No, è impossibile. Al telefono,
insomma, i miei genitori tuttora fanno fatica a riconoscere come si vive tosta. Sono meravigliose, detto questo, sono molto impegnative perché si amano, ma in realtà stanno sistematicamente in competizione e questo è un problema. Però la competizione. Voi siete in competizione? Ma secondo noi litighiamo. Litighiamo, però dipende dai gemelli il rapporto che si costruiscono, perché deve essere un lavoro continuo, secondo me, tra gemelli e non ci deve essere competizione, sì, però o una sana competizione. Esatto. Sì. Ci avete tutte e due la remoscia? Sì. Anche la voce è simile in realtà, noi al telefono non riescono a capire chi è una che l'altra, ad esempio. Li mandate al manicomio? Sì, ma anche noi abbiamo fatto le nostre cose strane. Avete avuto fidanzati in comune? No, in comune no. Caratterialmente siamo diversissime, anche a gusti completamente diverse, quindi non litighiamo mai per un ragazzo. Però prima uno e poi l'altro? No. Neanche. Cambiato. Perché invece, perché invece a Ludovica e Vittoria è successo? No, non lo so, c'è stato il papà che non si raccontano quelle cose. Ma era il tuo ragione. Stare, però la notizia che volevo dare, ci stiamo divertendo, è che Lucrezia dice questo: una volta gli chiesi, tu sai cosa vuoi diventare? Lui rispose serio, sì, il presidente del CONI, aveva solo 28 anni. Vero. E poi aggiunse pure, da giovani sono scappata a gambe levate come Willy il coyote, ma questo diciamo non chiedo di commentare. Insomma, scappata perché, ma io insomma, ero un po' discolo all'epoca. Invece e... ora sei bravo. Sì, sì, sì. Ma non è questo il punto, è che in realtà, al di là di quello che ho detto del presidente del CONI, pur lavorando, avendo già delle, insomma, degli incarichi di responsabilità, le sirene, no? E il richiamo della giungla, non so come dirti, in realtà mi volevo occupare di sport. C'è una fototessera meravigliosa del, non so che anno fosse, della tessera del Circolo Aniene, eccola qui, forse la voglio vedere perché è veramente... eccola qui. Beh, a parte bimbo paffutello, quanti anni avevi? Non so, leggo l'età, 60, dunque cos'è? Che c'è eccola scritto? Qui, eccola qua. 68 anni. 69, vabbè, meraviglioso. Non male, no? Assolutamente no. Vedi, corsi di ricorsi storici. Ma già ce l'avevi in testa quando cominciavi a... No, ma c'avevo in testa che ero malato di sport. Beh, vedi, all'epoca c'era la televisione in bianco e nero, e le partite di calcio si vedevano alle 19 un solo tempo, non sapevi neanche che partita trasmettevano. Poi insomma la Domenica Sportiva, la più antica trasmissione sportiva non solo italiana, e c'era la radio, si vedevano dei match di boxe a tarda notte piuttosto che le partite di pallacanestro della grande Ignis della Cimental Milano, e, piuttosto che non l'epopea dei grandi ciclisti. Io seguivo tutto e mio padre mi portava dappertutto, io ero un'enciclopedia vivente. L'ho accumulato ora nel tempo. E ora che diciamo successo straordinario, però mi sembra che la terza non può essere più ricandidato, giusto, alla presidenza? Vabbè, e quindi... È la vita. Abbiamo 3 anni di tempo, se la salute ci assiste, per fare qualche altro ragionamento. Qualcosa in testa ce l'ho, però a differenza di Lucrezia, che l'è andata a raccontare, preferirei non dirlo oggi. Sono succede un casino. Comunque non la politica, perché girava pure questa cosa che è stato corteggiato dalla politica, no. Diciamo che sui compromessi non sono proprio fortissimo. L'ultima foto, bella frase questa, preferisco vivere forse, sì. La politica non preferisco vivere. Sì. L'ultima fotografia che vorrei farti vedere ritrae Giovanni Malagò con Gianni Agnelli, girava voce che che Gianni Agnelli ti chiamasse per avere tutte le notizie della capitale, era così? Ma sai, questa è una domanda qua. Che in un modo diverso, da quanti capelli, in un modo diverso, me l'hanno fatta molti tuoi colleghi, in un modo diverso. La verità è questa, ti rispondo come non l'ho mai detto a nessuno. Cosa succedeva nell'avvocato Gianni Agnelli? Che lo sto cominciando a capire anche io adesso, che ho i capelli bianchi. Lui amava la vita e... come tanti che sono così innamorati, avrebbero voluto vivere all'infinito. E aveva capito che per farlo, al di là di tutte le problematiche, anche fisiche, eccetera, che per farlo bisognava alimentarsi. E uno dei modi sicuramente dove tu tiri fuori delle energie, diciamo, nuove, inaspettate, è frequentare delle persone più giovani di te.
Guarda che questo succede, spesso è paradossale, negli animali. Se tu c'hai un cane che sta poco bene, te lo dico per esperienze vissute. Abbiamo anche una foto con un sì, con io tue sono passioni, innamorato sì. dei miei cani di Labrador. E quando vedi che piano piano magari le cose si complicano, si sta spegnendo, se tu metti un cucciolo, gli dà energia, gli dà vita. Lui si divertiva a frequentare i giovani, anche perché magari aveva una giornata, che ne so, di 16 ore al giorno, noiosa, e questo gli dava quindi allegria. Quindi tu eri la sua linfa vitale, era un elemento, no, un elemento della sua, no, no. È un elemento eccoli della sua là. Linfa vitale. Eccoli là, i Labrador. Eccoli là, sì. Presidente, grazie. Cioè, grazie a te, un ultimo un omaggio qui dagli nostri Oblivion, ovviamente sulla parola Azzurri. Per celebrare certo. queste grandi vittorie dell'estate italiana, noi abbiamo trovato un vecchio vinile di Azzurro. Non potendo sconsacrare l'inno, ovviamente, che non si tocca l'inno nazionale. Si sai che cantavamo Azzurro a Casa Italia tutte le sere? Sì. Quando diciamo tutte le sere, tutta la squadra. Se andate diciamo, sui social troverete, era il nostro inno. E qui abbiamo un vinile, a volte salta però, avvisiamo. Come salta? Il vinile salta? Ma no, ma che figuraccia mi fate fare? Bello, vintage. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita e all'incontrario va. Sento fischiare le tue rose, ma qui c'è gente e il baobab. Come facevo da bambino, neanche un prete dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo un prete per chiacchierare. Sembra quando ero all'oratorio con tanto prete per chiacchierare. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo un treno all'incontrario e vengo senza di te. Ma il treno dei desideri fra l'oleandro all'incontrario va. Taratam, 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 taratam. Bravi, bravi. Chi cantava meglio? Chi cantava meglio in questi cori? Meglio. Bella Pellegrini e la Bella Casata. Sì. Scatenatissima. Scatenatissima. Presidente, grazie per grazie essere stato con noi. Grazie anche di aver, diciamo così, portato il peso e la gioia del riscatto di un popolo dopo la pandemia. E questo credo che sarà una cosa che non dimenticheremo e penso neanche tu dimenticherai. Grazie agli atleti, grazie a tutti. Grazie a tutti.